Del bombardamento di San Lorenzo mi ricordo che, cosa strana, per almeno 4-5 notti precedenti al 19 luglio ci sono stati degli allarmi continui e con lanci di bengala. Specialmente poi l'ultimo giorno, cioè la notte fra il 18 e il 19 luglio, c'è stato un allarme molto lungo e dopo un'ora che era cessata il fuoco dell'antiaerea, questo allarme è rimasto. Mi ricordo bene che io ero un ragazzo allora, gli adulti, qualcuno sceso nella strada, è riuscito a raccogliere dei foglietti bianchi, erano dei manifestini. In questi manifestini c'era scritto una specie di avvertimento che invitava la popolazione ad andare via da San Lorenzo, perché c'era una specie di piantina che rappresentava San Lorenzo, il Verano e lo scalo ferroviario più vicino. Però nessuno gli ha dato un granché peso, non solo, ma poi questi manifestini furono subito sequestrati dal capo fabbricato e da, mi ricordo bene, c'era anche il vicequestore della politica, il commissario Immè, e allora l'ha preso tutti quanti, lui li ha sequestrati. Poi si è svolta una giornata normale. Il giorno successivo io mi trovavo in farmacia da mio padre, a San Lorenzo, e verso le 11 c'è stato l'allarme. È cominciato così. Suona l'allarme e cadono le bombe. Le prime bombe cadono sullo stabilimento che c'avevamo. Avevamo due stabilimenti, uno per la costruzione di macchine, di utensili, di parti, e uno per la vendita. Cadono le bombe sul primo stabilimento nel quale erano impiegate 56 persone. Abbiamo avuto 4 morti e 52 feriti. A un certo momento cadono le bombe, io schizzo letteralmente fuori dall'ufficio e mi avvio dall'androne verso la strada, perché nell'androne adiacente c'era mia sorella che era andata in officina. Mia sorella viene assorbita dallo scoppio della bomba. Arrivi in mezzo alla strada, un'altra bomba a distanza di pochi secondi scoppia e me la butta addosso, viene nel mio androne. Io mi trovo, dopo qualche istante, mia sorella fra le braccia, senza sapere né come né quando. Oggi ancora non me lo so spiegare. Io, mia sorella e mia madre ci rifugiamo in un pertugio, in un piccolo ufficiolo sul quale sovrastava una casa. Se disgraziatamente una bomba colpiva quella casa, non c'eravamo più nessuno. E così abbiamo passato i primi tempi. Teniamo presente che la bomba aveva colpito l'officina, ma aveva colpito anche il palazzo che sovrastava l'officina e aveva portato via un'intera parete. C'era lo squarcio in questa parete e c'era una scala che semi diroccata che ancora si vedeva e una ringhiera penzoloni. Attaccata a questa ringhiera c'era una donna, ma abbinghiata per le gambe a questa ringhiera con la testa in giù, e urlava, strillava, chiedeva aiuto, e noi impotenti non potevamo fare niente. Però quando c'era il passaggio, il rumore degli aerei e il rumore, il fischio delle bombe e lo scoppio delle bombe, questa donna si raggrinziva tutta e taceva, non si sentiva più niente. Appena passato il pericolo cominciava a urlare, non so più che fine abbia fatto, perché quando siamo ritornati non l'ho trovata più. Tra un'ondata e l'altra, incoraggiata da mio fratello, salivamo su dalla cantina per poter portare un po' d'aiuto intorno a noi. Allora mio fratello prese una paralitica e la salvò, la portò pure lui nella cantina. E io però restai subito male, perché nell'uscire dalla porta vidi dei ragazzi del carcere dei minorenni che, credendo di aver trovato la libertà perché erano andati via tutti, i guardiani e tutti, fuggivano con un pacchetto, che avevano la colazione, fuggivano così, e invece un mitragliamento a tappeto l'ha falcidiati tutti e 10, saranno stati 10 o 12. E ho visto questa è una cosa, un episodio che non dimenticherò mai. Questi ragazzi, certi di aver trovato la libertà, hanno trovato la morte. Particolare che mi è rimasto è impresso è questo: l'autista, appena sentiva il rumore degli aerei e lo scoppio, il sibilo delle bombe, lo scoppio,
c'avevo i capelli completamente lisci, tirati indietro, gli si raddrizzavano immediatamente. Era una cosa che mi ha lasciato sempre perplesso, e ce l'ho sempre vivo quel ricordo. Mi ricordo che era una vita straziata già dall'inizio della guerra. Continuammo a correre e correre, giorno e notte, ogni volta che suonava l'allarme. Quella mattina, alle 11, mentre io mi trovai sul portone che uscivo con mia sorella, capitò che ha suonato l'allarme e fortuna che mi sono trovata sul portone. Mi venne un'idea di chiedere a un amico qui dello stabile, che era magazziniere di mobili, andiamo a prendere un caffè, perché a casa c'era né zucchero né caffè, in quell'epoca non c'era niente. Allora lui scherzosamente dice no, non vengo. Andiamo Leone, andiamo, perché così si chiamava, era un milanese. Invece no, non volle venire, suona la sirena, noi scappammo fuori e lui è rimasto dentro. Dopo 2 minuti ne abbiamo fatto un tempo arrivare qui all'angolo delle mura, è crollato giù tutto e c'è rimasto sotto lui e altre 90 e più persone dentro lo stabile. Mi ricordo che la mattina del 19 luglio sposammo mio marito ed io qui alla chiesa dell'Immacolata, alle 9. La cerimonia durò circa un'ora e verso le 10 tornammo a casa, dove c'erano parenti, amici, e qui facemmo il rinfresco, insomma, ci trattenemmo un'ora e un quarto a parlare e poi ci stavamo preparando per andare al pranzo. Io mi stavo levando l'abito bianco e verso le 11 e un quarto, così cominciarono a suonare le sirene. Pensavamo che fosse il solito allarme che sentivamo tutte le mattine. Mi stavo levando il velo bianco dalla testa quando cadde la prima bomba. Allora ci impressionammo tutti, non si sapeva quello che era, se la contraerea o qualche cosa. Ci precipitammo giù per le scale e mentre scendevamo già cadevano i lumi del lucernario, i vetri del lucernario, già bombardavano e mitragliavano gli aeroplani, perché tra l'inizio dell'allarme e il bombardamento vero e proprio erano corsi pochi minuti. C'era mio marito, assieme a me abbiamo preso i bambini e mentre però stavamo scendendo la scala, perché io in quell'epoca abitavo in via Usoni 19, che dall'interno del palazzo nostro all'altro lato interno se l'è rasa al suolo, di fianco la rasa al suolo, quello dove abitava mia madre ha buttato giù un quarto di palazzo. E allora siamo scappati tutti di sotto, ma cioè adesso tocca a noi, perché purtroppo era un carosello di bombe. Però io prima da scendere mi affacciai alla finestra e lo spostamento dell'aria mi ha tirato indietro e vidi le bombe a grappoli che venivano giù proprio verso lo scalo merci. Siamo scappati di corsa giù sotto e siamo rimasti lì, che poi si sentivano i strilli, urli, e un po' di tutto, quel macello che c'era stato, che c'è stava. Se non che quando siamo alla fine di via Sabelli, verso le mura labigane, hanno cominciato a mitragliare. Abbiamo trovato aperto un forno, lì ci hanno invitato ad entrare dentro, e siamo entrati dentro questo forno. Abbiamo chiuso le sale cinesche, questa roba, e siamo rimasti lì, c'erano una quindicina di persone, donne, insomma. Hanno cominciato subito a sganciare queste bombe. Quindi praticamente è stata una cosa improvvisa. Dopo 5 minuti praticamente dall'allarme, insomma, hanno cominciato a sganciare, a mitragliare, a sganciare queste bombe. E lì siamo rimasti tutti all'oscuro, perché spostamento d'aria, queste bombe che cascavano, tutti smariti. E la cosa era seria, perché noi non eravamo abituati a sto genere, quindi chi c'era passato mai sotto un bombardamento? E lì gente e donne che piangevano all'oscuro, che tutti sti calcinacci che c'erano addosso, la polvere, chi implorava la Madonna, chi Sant'Antonio, chi Gesù, che sembrava stare in chiesa di domenica proprio, una cosa proprio spaventosa, chi se ne comandava da parte all'altra, si abbaccicava, però non si vedeva niente, tutto avanti all'oscuro. E là dentro chi strillava, chi urlava, chi aveva i figli in giro, chi aveva il marito, chi i genitori. E c'era un vecchio che diceva ma pregate invece da urlare così. E invece c'era chi bestemmiava, chi... Ah, e prima questi dell'Umba sempre avevano preso dei secchi d'acqua dai fontane e l'avevano portati là, tutta acqua savonata. Io pensavo, guardate me, ma che serve quest'acqua? Non pensavo che questi secchi ci teneteli qua pronti.
E a un certo punto si vede che è crollato il palazzo sopra di noi e dentro si è riempito tutto di polvere, non si respirava più. E infatti tutti bevevano in quell'acqua lì, perché si strozzava. Dopo la seconda ondata, che passavano questi apparecchi che facevano un rumore forte, è venuta la bomba, ha esploso proprio dentro al ricovero, perché è riuscita a entrare per traverso, perché il palazzo fa angolo, allora è entrata e ha esploso dentro al ricovero e ha fatto una tomba, per modo di dire. Io mi sono trovata sotto le macerie con la bambina in braccio, vicino a me c'era la mia zia e la figlia di 15 anni. Oh, ma io in quel momento non ho capito se loro erano salvate oppure non capivo niente, perché era il primo bombardamento, non mi rendevo conto di quello che ci poteva essere capitato. Difatti in lontananza sentivo sempre gli apparecchi che passavano e sentivo quel rumore proprio dico madonna mia, dico, ma guarda, dico, nessuno sa che qui che sono io qui sotto a ste macerie. Ricordo che uscì da questo ricovero per prendere un bicchiere d'acqua a mia sorella perché si sentiva mancare, sveniva. Presi il bicchiere d'acqua, entrai, mi rimisi vicino a mia sorella, gli detti dell'acqua e lei si riprese. Nel frattempo venne la seconda ondata. Venne la seconda ondata e tutto un botto, noi non si capì quasi più niente, perché noi ci siamo intesi sollevare la terra sotto i piedi e poi ci siamo intesi schiacciare addosso a un muro e siamo rimasti incastrati uno all'altro. Infatti eravamo in 24 là dentro. C'era mia madre, c'era mia sorella, mio cognato, il padre di mio cognato, altra gente, anche due amiche mie che vennero dietro a me dal mio posto di lavoro, che poi sono morte tutte e due. E siamo rimaste schiacciate in quel modo fino alla fine del bombardamento, che è durato 3 ore. Oh, mentre che si andava avanti questo passo sentiva proprio una bomba, proprio che credevo che fosse il palazzo che c'era la testa. Difatti il palazzo adiacente al nostro è andato giù e noi siamo rimasti intrappolati lì. Allora il padrone, mi ricordo che era un certo Patrizzi, che c'era questo forno, dice guardate che lì c'è sta una vasca con l'acqua, dice e tutti quanti con la testa dentro a st'acqua perché non potevamo respirare. Insomma tutta sta storia per 3 ore, 3-4 ore circa. Non potevamo uscire perché la Seregesca sarebbe gonfiata. I calcinacci degli altri palazzi costruirono il passaggio e siamo rimasti intrappolati. E lì, immagini lei, 3-4 ore a stare sempre là dentro, lontanati, una cosa proprio, chi piagneva, chi... io cercavo mio padre, poi alla fine l'ho trovato a tastoni, va Sergio, papà, sta qua, insomma, tutte queste scene così. E lì ci siamo fatti forza, perché da un certo momento, sai, quando uno si trova in quelle condizioni, si fa forza, cerca da... E difatti poi abbiamo trovato una via d'uscita dalla parte del cortile, che c'era un sottoscala. Difatti, papà, forza, qui si esce, abbiamo trovato la via c'è. Usciamo fuori, ma... Mi sembrava sta ai fori imperiali, tutto distrutto, tutto cambiato, le vie non ci stavano più, i palazzi non ci stavano più. Ho visto uno che stava al secondo piano che si stava buttando giù perché era rimasto attaccato alla ringhiera e c'è stata solamente quella. Poi ho visto una signora che stava attaccata a un parapetto così, aiuta, c'era giusto un metro davanti. E noi che vuoi fare? Io mi padre poteva male, buttate, infatti uno si è buttato, poi non lo so se è morto quello che ha fatto, perché poi famo 5-6 metri e trovo uno tutto sventrato, proprio tutto, quasi che buttarla da fuori, insomma, proprio male tutto. Poi abbiamo un ragazzino morto, poi un altro, insomma ci sono stati centinaia di morti. Alle 2 quando siamo usciti fuori abbiamo trovato uno spettacolo che non... cumuli di macerie. Sopra noi era rimasto solo sto pezzo di palazzo qui, questa affianca era cascato tutto e di fronte tutto un cumulo di macerie e la gente che urlava, scavava per ritrovare chi i figli, chi i genitori, tutti così. Poi c'era una, che io ho raccontato, dell'Alta Italia, che era venuto, lui stava a far soldato in Alta Italia, la moglie stava a Ostia, si sono incontrati proprio qui davanti col figlio, quel momento pure loro l'hanno ammazzato, hanno mitragliato i fatti secchi. Una famiglia che si riuniva, lui da soldato, lei che veniva dal mare, si sono incontrati qui davanti e sono morti.
c'era una baracca antischegge all'ingresso dello scalo San Lorenzo, dove dei carrettieri impazzivano. Mentre stavamo lì mi fecero, dice, ormai dove andate? Dico, torno a casa, mi ha fermato che qui vi ammazzano. Arrivò un aviere che stava scaricando dei liquori e una scheggia aveva colpito una cassetta di liquori che c'aveva sulle spalle. Era imbevuto di alcol e quest'alcol aveva preso fuoco e ardeva come una torcia. I carrettieri si adoperarono per togliergli i coltelli e è morto fra i spasi. Mi ricordo che allo scalo San Lorenzo c'erano delle circolari, questo mi rimase molto impresso, che non, la bomba non è che l'avesse presi, però la gente era seduta come si stesse a viaggiare. Ed era lo spostamento, questo dopo si seppe, cose naturali che si seppe, però dopo lo spostamento l'aveva ammazzati, erano morti. Mi ricordo una scena che per me è rimasta inspiegabile, siccome l'ultimo tratto di via degli Ausoni, proprio verso lo scalo, era stato colpita la strada da una bomba ed era scoppiata una tubatura del gas, perciò c'era tutto questo gas che andava a fuoco. E per passare dovevamo passare sul margine del marciapiede, molto ristretto. Lì mi sono fermato per far passare una signora scalza con una vestaglietta addosso e un bambino piccolo in braccio e un altro per mano. Questo è stato il primo incontro che ho avuto con questa donna, abbastanza giovane, sui 30 anni insomma. Vengo a casa, non trovo i miei perché per una serie di coincidenze loro erano andati giù a ricovero, poi mia madre aveva saputo che io ero venuto incontro, perciò lei tornava dall'altra parte per cercarmi e non avendomi visto per queste 3 ore, immaginatevi com'era quella donna. Allora io ritorno indietro per andare da mia zia che abitava per degli Ausoni e rifacendo sempre quel piccolo tratto di marciapiede e ho dovuto cavalcare praticamente il corpo di questa donna che prima camminava apparentemente senza ferite con questa... questi bambini, non ho visto i bambini, probabilmente l'aveva preso qualcuno, e questa qui era morta all'interno. La sera prima del bombardamento di San Lorenzo sono venuti, è suonata l'allarme, sono venuti gli apparecchi che hanno buttato dei manifestini, tra i quali questi manifestini dicevano di allontanarsi dai nodi ferroviari, dagli ospedali e dal cimitero del Verano, perché non era scritto, era segnato le ferrovie, la Croce Rossa e c'erano le croci di Camposanto. Questi manifestini sono stati gettati e sono andati un po' sparpagliati dappertutto. Abbiamo cercato di recuperarne qualcuno, ma purtroppo all'epoca c'era l'UMPA, che l'UMPA a sua volta ha cercato di farli sparire, però qualcuno c'è rimasto e c'era questo avvertimento. Però noi eravamo talmente un po' scettici che non ci credevamo a queste cose, perché non era mai successo niente. Il giorno dopo invece alle 10:30, 10:15 è suonata l'allarme, una sirena sola ha suonato. Appena suonata la sirena, un po' impauriti dalla sera prima, siamo scappati. Io rimasi qui a bottega in attesa che... non credevo che succedesse quello che è successo dopo. E invece la prima ondata sono cascate le bombe all'arco di Santa Bibiana e veniva in avanti. Allora sono scappato. Nel scappare da qui sono andato alla scuola di Aurelio Saffi. Mentre correvo verso il ricovero della scuola Aurelio Saffi, a bassa quota gli apparecchi mi tragliavano tutti i fabbricati di qua e di là e la strada. E io mi sono salvato perché una donna, purtroppo che oggi è morta, mi ha preso, perché avevo 15 anni, mi ha preso per le braccia e mi ha trasportato dentro la scuola. E lì siamo stati fino alle 3:30. Alle 3:30 quando siamo usciti, intontoniti da quello che era successo, salvi per miracolo. Io invece di tornare verso casa scappavo verso il mercato. Un uomo che mi conosceva mi ha chiamato e mi ha detto tuo padre ti cerca, perché papà era scappato al cimitero del Verano. Tornando indietro sono venuto qui sulla piazza, ma mentre venivo a Via dei Sardi alla Bira Urer andava tutto a fuoco e c'erano della gente che si buttava di sotto, ma andava a fuoco. Nel frattempo passavano camion a volontà pieni di cadaveri, di roba del genere che portavano al cimitero. Cercavano di sgombrare più che sia possibile. Un fratellino mio, il più piccolo, di 9 allora, credette di andargli incontro a mamma per prendere perlomeno la spesa e farla tornare più presto che sia possibile dentro casa.
tornando indietro per via Sabelli, all'altezza della fonderia Balzianelli, di fronte, fu chiamata da un sacerdote, non so se era un sacerdote o un altro di ipocrisia, fu chiamata: signora, ma dove va? Venga qui, se ripari, vede che c'è l'allarme, adesso inizia il bombardamento. Disgraziatamente una bomba su questa tromba delle scale ha sepolto il bambino fino alla testa. Levano, tirandole fuori, ha cercato di aggrapparsi addosso a mia madre, che è sepolta anche lei, fu tutta rovinata in faccia, e il bambino morì. E noi lo ritrovammo dopo circa 3 mesi da continue ricerche, tramite i vari ospedali, cimiteri, ci dissero persino che i primi morti furono portati a Ancona. Poi, dopo finito l'allarme, dopo un'oretta, abbiamo incominciato a sentire sopra che venivano a scavare, perché oramai eravamo rimaste sotto proprio, sentivamo gente sopra che ci scavava, e io sentivo proprio sopra la mia testa, ma io per me non mi preoccupavo, io stavo bene praticamente, anche se stavo stretta, schiacciata, mi preoccupava mia sorella, le condizioni che stava. Mia madre non l'avevo mai intesa, perché tutti si parlava più o meno, quelli che erano vivi, mia madre no. Cioè, ho cercato di chiamarla, lei mi rispose in un primo momento con una voce leggera: non ti preoccupare, io sto bene. Queste sono state le ultime parole di mia madre. Poi, dopo che ci hanno scavato, io sono rimasta per l'ultima, fino alle 7:30 la sera. Mia sorella invece, dato che era morta, l'hanno tirata su con delle corde. Mio cognato era ferito, l'hanno portato all'ospedale, al Celio, è morto la sera verso le 8:30. Mia madre l'hanno tirata su morta e l'hanno poggiata lì per terra. Nel frattempo era arrivato mio padre, e mio padre mi chiamò e mi disse che mamma era viva, ma quella era l'emozione, forse che faceva credere, che faceva sentire il battito del polso, ma mamma era morta. E ho cominciato a strillare, aiuto, 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 per 4 ore, ho strillato aiuto, fino a che poi ha cessato l'allarme e sono venuti i soccorsi, erano militari, gente che si prestava a soccorrere. Allora mi hanno sentito che io strillavo aiuto, aiuto, e una voce mi fa: signora, dove si trova? E non lo so io dove mi trovo, dico, io stavo in ricovero, adesso mi trovo tutta scoperta dalle macerie, ma non so. Allora dice: signora, stia calma, dice che adesso vedremo da poter fare qualche cosa. E invece è stato il momento più brutto che ho passato, perché loro cercavano da levare la terra, tutto quanto, e invece la levavano dai piedi e mi veniva in testa. Allora io sentivo la testa che più sta più, e mi si abbassava e non respiravo bene. Allora gli dissi: dico, fermatevi, perché io mi sento soffocare, dico, voi mi mandate ancora più peso. Allora dice: signora, dice, allora vediamo un po' come la possiamo fare. E hanno cominciato a levare la terra con le mani, tant'è vero che dalla destra non ci sono riusciti da un lato. Allora, come quando ho sentito le mani che mi toccavano nel volto, dico, ecco, e loro allora hanno subito levato la terra, tutto quanto, e mi è venuto fuori solamente il viso. Dice: signora, adesso lei stia calma, perché può respirare, e noi intanto cerchiamo da liberare gli altri. Dico, perché io ho in braccio una bambina. Dice: ma signora, c'è possibile? Sì, ho la bambina in braccio, levatemela, che ho le gambe che non ce la faccio più dal dolore. Allora hanno cominciato a scavare e mi hanno tolto la bambina che io avevo in braccio, che nel frattempo di tutto il bombardamento mi sentivo sempre che mi chiamava, mi faceva mamma, ma io non mi potevo muovere, perché ero tanto incastrata dalle macerie che non potevo nemmeno farli così con le mani, perché come cercavo da farli con le mani così per levargli un po' di terra, sentivo che veniva sempre più giù. Allora mi hanno levato la bambina e me l'hanno sfilata. Mi hanno sfilata e gli ho detto: guardate che io ho le gambe che non ce la faccio, ho le gambe che non le sento più, cercate da liberarmi. Dice: ma signora, ci dia del tempo per vedere gli altri. Ma sì, io ce n'ho tanti. Difatti, quando hanno tirato fuori lei con le mani le altre macerie, hanno trovato mia zia sopra le mie gambe, che era tutta
con lo spostamento d'aria era tutta aperta davanti, mia zia. Mia cugina l'avevo morta da un braccio, sopra un braccio, perché io stavo così con la bambina, lei era morta sopra a un braccio, che ha strillato per 3 ore sempre, pure lei aiuto, ma non è riuscita a sopravvivere, è morta asfissiata. Poi giù in fondo ai piedi avevo un ragazzo che poco prima che venisse sepolta, che venisse la bomba dentro al ricovero, sto ragazzo era venuto tutto contento, tutto affannato. Dice, signora, signora, dice, lo sa che io mi sono salvato, perché lì vicino c'era allora il riformatorio dei minorenni, c'era il carcere dei minorenni. Dice, sa, dice, il direttore ci ha aperto i cancelli e ci ha detto, se salvi chi può. Dice, allora io sono scappato, dice, poi mi sono riparato qui, ma dopo vado a casa, dice, così almeno sono libero. Invece, poveretto, era morto, cioè, avevo sopra i piedi, morto. Dopo mi tirarono su e portarono al Celio. Al Celio misero per terra, su un materasso c'era anche un'altra ragazza vicino a me. Si avvicinò un dottore tedesco, io lo cacciai via perché a casa nostra né fascisti né tedeschi non si potevano vedere, anche quando regnava veramente il fascismo. Poi, quando vidi che i dottori erano tutti tedeschi, io volli uscire, anche se ero malconcia, ma tutto il vestito strappato, ferita alla testa, al braccio, volli uscire. Il padre di un'amica mia mi accompagnò sul posto lì del bombardamento. Entrai in casa di mia sorella, mi presi un soprabito e poi stavo lì con la speranza di vedere qualcuno dei miei. Ma non vedevo nessuno, papà era distrutto, era andato al Celio insieme a mia madre con la speranza che veramente mia madre fosse ancora viva. Poi dormì nella nottata, dormì vicino a una signora vicino a mia sorella e la mattina quando m'alzai vidi che Roma era una gran confusione, gente che scappava, correva, impauriti. L'effetto me l'ha fatto più il giorno dopo, diciamo, che il giorno stesso, perché il giorno stesso, fra là sotto il Celio, io ho visto poco, ho visto soltanto feriti, morti e basta. Invece la confusione è stata il giorno dopo, di gente che correva, che cercava rifugio in altri posti, che cercava di partire. Io andai a casa di una mia zia, di una sorella di mia madre, e a casa di mia zia non trovai nessuno perché tutti erano in giro per l'ospedale a vedere se io ero morta, se ero viva, dove stavo, e non mi trovavano da nessuna parte, certamente non c'ero. Quando ritornarono a casa c'era anche mio padre e ci siamo raggiunti così, siamo abbracciati, abbiamo pianto insieme, non sapevamo chi piangere, perché mia sorella, perché era in quello stato, mia madre perché era mia madre, e mio cognato anche, un bravo ragazzo, giovane. Non sapevamo chi piangere, ecco, erano in tre e non sapevamo se si piangeva per uno ricordavamo l'altro e se piangevamo per l'altro ricordavamo quell'altro, e il fatto sta che è stato tutto un gran dolore, forte, tremendo. Infatti mio padre dopo 9 mesi dal dispiacere è morto anche lui, perché è stato troppo forte. E io rimasi sola. Quando arrivai alla città universitaria incominciai a vedere i primi feriti, e i palazzi crollati e cominciai ad avere paura. In cuor mio pensavo, ma forse casa mia non sarà stata colpita, incominciai a camminare più svelta finché arrivai all'angolo di casa, se non che anche casa mia vidi che era giù. Cominciai a chiamare forte, mamma, papà, Alberto, Mario, perché io li avevo lasciati in casa, in quanto mia mamma era donna di casa, mio padre era il primo giorno di ferie che usufruiva, in vita sua non aveva mai preso ferie, era il primo giorno che le prendeva, e i ragazzi erano studenti ed erano in vacanza, e nessuno mi rispondeva. Io non me ne andavo da quel posto perché mia madre qualche giorno prima mi disse: qualunque cosa accade, ricordati, quando vieni a casa tu chiamami e cercami sotto casa, perché io non mi muovo da casa, aspetto a voi. E io così feci, se non che nessuno mi rispose,
e cominciai a guardarmi intorno, a riordinare un po' le idee perché non sapevo quello che fare. Vidi un lenzuolo sotto casa, sotto il portone di casa, immaginai che c'era qualcuno, andai, scoprii e trovai mio fratello Mario, era il più piccolo di casa. Quindi ne lascio immaginare quello che ho fatto, insomma, ho gridato, pianto. E allora le persone mi sono venute tutte vicino a consolarmi, a darmi coraggio, e di lì cominciai a scavare per tirarli fuori dalle macerie. Ad ognuno, quando feci finito questa operazione, ad ognuno messi un cartellino sul petto con il nome e il cognome, e poi chiamai il primo sacerdote che passò in strada, che poi era Padre Libero, che non riconobbi affatto in quel momento. Io dissi: padre, mi venga a benedire i miei. E lui, che era più commosso di me, benedisse tutti quanti e poi andò via. Questo ricordo. Poi certo ci sono tante altre cose. Per esempio mi è stato raccontato che mamma e papà si abbracciarono e in mezzo a loro misero i due bambini, erano ragazzi, per noi erano i pupi. Alberto aveva 15 anni, Mario 12. Mamma e papà li abbracciarono, e tanto è vero che dove erano loro cadde giù una trave e a mia mamma gli furono asportate tutte e due le mani. Quelle mani che io non ho mai più trovate. È brutto ricordare questo. Mia sorella, il bambino, tutti morti. Sono morti tutti asfissiati. La fortuna ho avuto invece che mia moglie e i miei figli in questo stabile furono scoperti dalle macerie, ma si salvarono perché le condutture dell'acqua alle case popolari scoppiarono e quella fu la loro salvezza, perché quei panni bagnati poterono respirare, altrimenti è un macello qua. C'erano tutto il palazzo sotto le macerie. Finito il bombardamento, non gli dico quello che è stato. Dobbiamo uscire fuori, trovare palazzi buttati giù, gente, alla via dei Sardi c'era la Bira Peroni, i cavalli squarciati che ardevano. A San Lorenzo non gli dico lo stesso, in via Sabelli c'era il carcere dei minorenni e c'erano dei ragazzini sventrati che li portavano via con le persiane, sopra le persiane, è stato un puti... Le lascio pensare che hanno fatto 13.000 morti tra San Lorenzo e Prenestino in 3 ore di bombardamento. Poi ricordo benissimo che si cercava di portare via quello che si poteva, io mi portai via solamente la macchina da cucire. Allora scesi giù e non vedevo più quelli di casa mia. Pazienza, non saranno scappando a destra e a sinistra. Ma purtroppo quelli di casa mia non c'erano più. Devi sapere, 19 persone di famiglia. Ci ho perso la madre, 57 anni, una sorella di 19 anni, la figlia di mio fratello, 4 anni, la sorella di mia cognata, 18 anni, il figlio del fratello di mio padre, lui, la moglie e 5 figli, ha chiuso casa, le figlie e 2 figlie della sorella di mia madre con 3 figli, le altre 2, la moglie ed un cugino mio con 3 creature. Sono state il finimondo che hanno fatto sta assassini. Perché non si fa così, perché non sono andati a Villa Turlonia o Casa Reale a Spianalli, sono venuti dalla povera gente a San Lorenzo e Prenestino. Perché a San Lorenzo non è vero che ci sono stati i morti che sono stati scritti sui giornali in 33 anni, sono stati 15.000 morti a San Lorenzo, perché tra parenti stretti e parenti accuditi, parenti compari, comari, in quel fabbricato solo ci sono stati 27 da parte nostra. Mio cognato una bomba l'ha preso in pieno qui sulla strada e non si è trovato più. Abbiamo trovato soltanto un pezzo del gilet e il portafoglio. E basta. Poi dopo siamo stati per 5 giorni continuamente a scavare le macerie, finché dopo, disgraziatamente, abbiamo trovato mia zia, che per riconoscerla abbiamo dovuto individuare dagli oggetti che portava addosso. La figlia, mia cugina Anna Paola, che dopo 7 anni ha fatto tante cose per avere quella bambina, a 9 mesi è morta insieme a lei sotto le macerie.
Un'altra zia l'abbiamo trovata all'altra parte della tromba delle scale con tutti e due i figli, uno dei 15 anni come me e una dei 6 anni. È una cosa che io ricordo amaramente perché purtroppo oggi come oggi passano gli aeroplani e a me ancora mi si accappona la pelle. E gli dico la verità che io oggi ho 50 anni, ma è come se ne avessi 20, perché sono nato due volte. Perché allora è stata una cosa che troppo commovente, guarda, mi sto commuovendo pure adesso. Perché io ricordo i parenti, ricordo la gente che è morta per strada, a pezzi stavano. Qui fuori bottega c'era un bambino di 13 anni, Uroscetto, che ha cercato di scappare di venire qui da me, è stato preso in pieno, ma mitragliato, non bombardato con la bomba, è mitragliato proprio, era... Mi scusi, momento di... Il fabbricato davanti dove ero ricoverato fu bombardato e crollò. Allora io scesi, perché stavo al primo piano, scesi al portone e portai i primi soccorsi a qualcuno ferito là che stava in questo fabbricato. E cominciarono a sganciare ancora bombe e io ebbi la fortuna di non essere colpito. Telefonai al negozio e mi risposero. Mi rispose lavora mia moglie. E mi disse, i bambini dove stanno? Non lo so, adesso verranno da te. Difatti i bambini andarono dalla mamma, andarono dunque tre bambini e avevo una cugina con me che erano circa 10 anni, che stava con me, chiamiamo la donna di servizio, ma era di casa, era una cugina di mia moglie, andarono in tutto il negozio. Io allora, fra un'ondata e l'altra, siccome ero a circa 400 metri dal negozio, cercai di raggiungere il negozio. Purtroppo quando arrivai il fabbricato era crollato, incominciai a avvicinarmi dove potevo sapere che erano i miei e sentii due voci, una di un figlio e della povera cugina che ancora sotto le macerie parlavano, chiamavano aiuto. Incominciai a scavare, ma che potevo fare? Solo questo io non lo ricordo, però mi è stato raccontato da testi oculari che avevo perso un po' la padronanza di me stesso. Cioè che presi un bastone e uscii fuori, passavano dei pompieri e insomma con la forza li portai per forza là a scavare. Difatti scavammo tutti, un figlio l'ho salvato, altri due erano morti, la moglie era morta e anche la cugina, quella che mi aveva risposto, era morta anche lei. Allora li portai fuori e con delle persiane che erano cadute, alcuni amici conoscenti, vicini, portarono questi feriti, chiamiamoli, perché ancora noi credevamo, siccome erano talmente caldi, credevamo che ancora potessero riprendere, non so, con le cure all'ospedale, e li portarono, perché io non ci andai, li portarono sulla piazza dove c'erano le ambulanze che portavano all'ospedale. E l'ultimo bambino, quello che adesso è giovane, è uomo, che ho salvato, lo curai un po', lo asciugai con del latte, perché acqua non ce n'era, c'avevo una bottiglia di latte di un furgone che era stato sventrato e c'erano delle bottiglie di latte, con questo latte lo lavai un po' e fu portato anche lui all'ospedale. E incominciò la dolorosa storia, quella di correre in giro per gli ospedali per ritrovare i miei. Non riuscivo a trovarli, trovai solamente quello ferito che era all'ospedale di San Giacomo, gli altri non riuscivo a trovarli. Poi nel pomeriggio fui a dire, trovai la povera mia moglie al cenio,
gli altri due bambini non li trovavo. A furia di cercare e di cercare, trovai la bambina pure a San Giacomo, che era nella cella frigorifera. Il terzo bambino non lo trovavo. Difatti la sera mi fui ricoverato dalla famiglia e precisamente dalla mia moglie attuale. Andammo a dormire alla Garbatella. Durante la notte non potevo dormire, a parte quello che mi era successo, ma anche per il pensiero di questo bambino, che non lo trovavo, sarà ferito, sarà morto, no? La mattina molto presto mi alzai e con il papà di mia attuale moglie ci mettemmo in giro per tutti gli ospedali di Roma e per vedere questo bambino, non lo trovavamo. Nel pomeriggio erano le 5, sì, le 5 perché le 17, arrivammo all'obitorio del policlinico ed era chiuso, siccome ci fu un conoscente che mi aveva detto che forse il mio figlio era nell'obitorio del policlinico, era chiuso e io non ero talmente preso da quest'ansia che forzai la porta e la sfondai. Purtroppo andammo dentro, mio figlio non c'era. Il giorno successivo lo trovammo all'ospedale San Giovanni, dove io già avevo guardato due volte lungo tutte queste salme, migliaia di salme erano, e non lo potevo vedere e non lo potevo riconoscere perché accanto a lui c'era una donna che era stata bombardata allo scalo San Lorenzo, una donna incinta, ed era rimasta con le braccia larghe, con questo gomito copriva il viso del povero bambino mio. E così qua si chiude la storia, è una storia dolorosa, purtroppo. Mio padre, poveraccio, forse preso da questa terribile disgrazia, chiamavola, questo evento così terribile, stanco, è andato su del cervello, senza razza, ha preso sto lenzuolo, ha cominciato a dire, io mi rendo, basta che la finiamo. Quindi è stata una cosa proprio che si rende conto soltanto chi l'ha vissuta, questo bombardamento. Perché è stata una cosa, guardi, è stato proprio un assassino. Perché non si può ammettere che si possa ammazzare sti ragazzini, sta gente, queste donne, questa madre famiglia. Ci stanno famiglie con 10-12 persone, tutte distrutte, tutte morte, tutte prive dei beni, di quella povera robetta che c'hanno a casa. Sono rimasti così, senza niente e coi ricordi. Con i ricordi di tutta sta gente che è morta, dei loro cari, di tutta sta gente che non c'è più. Allora è stata una vitaccia la mia, perché oltre alla guerra c'è stava mio padre che stava male, era un uomo di 65 anni, malato di scompenso cardiaco, era portiere dello stabile e quando sentivo suonare l'allarme dovevo chiamare mio padre, mi toccava farlo piano, papà, piano svegliate perché è suonata allarme. Poi mi toccava correre fino al quarto piano, perché allora qui erano quattro piani. Corri, 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 a svegliare tutti quanti, smorza le luci perché c'era, come si sa, la guerra all'oscuramento. E poi arrivati giù, bisognava far fuggi fuggi, fino a che non risuonava il cessato allarme. Tu facevi a tempo a metterti a letto che te dovevi rialzare perché risuonava allarme. Insomma, è stata una vita che proprio non se ne poteva più. Fame, paura e miseria. C'è stato un po' di tutto. E finito il bombardamento, dopo questo primo incontro con i sopravvissuti, ho cercato subito mio marito che era scappato nella sua azienda da vedere e l'ho trovato proprio nella sua azienda, dove seduto su un cumulo di macerie, non c'era più niente di sano, tutto avvilito, e ho detto Cine, non c'ho più niente. Io l'ho preso per mano e ho detto come c'hai a me? Siamo noi uniti, ci siamo presi per mano, ricominciamo Giulio, l'essenziale è che ci siamo.